Palazzetto di Casa Giove, siamo con Alessandra Scialla, organizzatrice di questa manifestazione di Aikido, grandi partecipanti e un tecnico giapponese di estrema bravura. Mi presento, sono siamo a Casa Giove, abbiamo organizzato... Sì, siamo a Casa Giove. Io e il mio gruppo abbiamo organizzato questo evento col maestro Shirakawa, sesto Dan Shian dell'Aikikai Tokyo. Lui vive nel Sendai, è un maestro importante, importante soprattutto per me. Finalmente in Italia, dopo tanto tempo che era aspettato, è arrivato qui da noi e abbiamo avuto la possibilità di praticare con lui. È una persona davvero fantastica. Tutto questo mi è stato possibile grazie al direttore didattico dell'Aikikai Italia. C'è una grande partecipazione, tutti sono molto contenti, molto allegri, molto contenti. C'è un gruppo che viene dalla Grecia, un altro gruppo dall'Ungheria, dalla Russia, dalla Croazia, siamo davvero in tanti e tanti anche che vengono da Napoli e di altre città d'Italia, anche diverse associazioni. Quindi questo evento per me è importante perché ha messo insieme tante associazioni differenti, cioè proprio quello che io ritengo sia la base dell'Aikido, unirsi, cosa fondamentale per me. Quindi il maestro Shirakawa è stato portatore di unione tra tanti praticanti di Aikido. Maestro Shirakawa, è un piacere averla qui in Italia, l'abbiamo vista impegnata in questo evento con tantissimi partecipanti da tutto il mondo, devo dire, un momento di unione importante per le varie scuole di Aikido. 私たちはここにいる大声に思ってます。今日はたくさんの人々がありますね。たくさん国から来ました。ありがとうございますと言った。私も初めてイタリアに来たんですけども、たくさんの人が来てくれて、そしてみんな楽しんで稽古してくれたので、とても嬉しく思ってます。 Dice che è la prima volta che viene in Italia e vedere sul tatami tutte queste persone provenienti da tanti paesi per lui è stato non solo un allenamento di grande piacere ma anche un onore. Abbiamo visto, maestro, la sua grande disponibilità, una cosa riconosciuta da tutti i partecipanti, hanno visto in lei un vero e proprio maestro in grado di trasmettere dei principi importanti. アイキドの稽古は難しいですか？難しいと思います。アイキドはお互いを理解しないと稽古が成り立たないので、アイキドのことを深く理解しながら相手を認めて受けの人を認めて感謝しながら稽古することが大切です。 Dice assolutamente, lui ritiene che la disponibilità sia parte dell'Aikido, ma la cosa importante è che la pratica, gli allenamenti di Aikido sono molto difficili perché è difficile imparare a stabilire una relazione costante con l'altro. Maestro, come ha trovato gli allievi di questo evento? Scusa. 今日の人々は、Aikidoによって
どうでしたか？あ、とてもあの理解してる人が多くて嬉しかったです。合気道を理解するの難しかったんですけど、イタリアの人も正しく合気道を理解してるなと感じました。Dice che nonostante la difficoltà della pratica dell'aikido e la difficoltà di un seminario così, ha trovato tutti molto entusiasti e con una grande energia, con una grande voglia di praticare, e questo è molto importante.